questa festa che è? Questa festa è la vera e propria festa. Vai. Sapete, no? E perché il giallo? Perché c'è tutte le magliette gialle? Il giallo ricorda un po' i colori quelli proprio tipici del PIS. No? Anche della birra. Esatto. Tutto collegato. Io tutto, tutto collegato. L'ho scelto proprio appositamente. Marco Valeri, ma questa festa cos'è? Questa festa è una festa della diuresi, fondamentalmente. E per stare tutti molto meglio, per vedere come ci funzionano i reni e per capire la nostra capacità di dare e ricevere amore, fondamentalmente. Cosa gradisci? Una birra? Una coca? Un po' d'acqua? Siamo qui. I drink a lot, insomma. I piss a lot. La festa al Lago Verde di Scoppito, patrocinata dal comune di Scoppito, è presente anche il sindaco di La Sant'Angelo, Pierluigi Biondi. Sì, è un'iniziativa di cui mi avevano parlato, abbiamo voluto conoscere, un posto dove si sta bene, un modo per valorizzare il territorio, quindi insomma, soprattutto approfittando delle ferie, ci siamo. Quanto è importante per anche per i piccoli comuni colpiti dal terremoto, soprattutto quelli colpiti maggiormente come Villa Sant'Angelo, anche la ricostruzione sociale, quindi delle occasioni di convivialità anche nei piccoli comuni oltre che nel capoluogo abruzzese? È fondamentale, perché direi più che nel capoluogo, nei piccoli comuni c'era un senso di comunità molto spiccato che è venuto meno con il terremoto, e quindi l'importanza di fare appuntamenti, feste, ma anche luoghi dove la gente si possa incontrare, possa riconoscersi, possa ritrovarsi, credo che sia fondamentale. Quindi è bene ha fatto il comune di Scoppito in questo caso a sostenere l'iniziativa, e bene farebbero tutti i comuni quando ci sono delle iniziative che partono dai giovani come in questa occasione a dare il loro supporto. Il giallo risveglia i sensi e l'udito forse.